mi fa perdere un cazzo. Porca troia. Cazzo! No. Porca troia. E sono arrivato terzo. E che ci vuoi fa? Quello ce l'ha con quello. Quello che si è ricercato pure io, però non mi cagano. Io me ne vado per la mia strada e vaffanculo, vai. Ora te ne sei accorto, coglione di merda. Fermati, fermami. Sembra grandioso. È vero, cioè, era da un sacco che non mi sentivo così soddisfatta del mezzo. Dovremmo giocare tutti alla lotteria con questa fortuna. No, no, dai, perché ti metti a gufare? C'è troppa energia positiva per la Iella, eh? Troppa mai. Ehi, ci vediamo a Longhorn. Buona idea. Sì, ci sto. Ok, ci troviamo là. Ok. Tu no, furbetto. Ah. Tu non vieni a Longhorn. Ah, no? Abbiamo appuntamento al diner. Facci ora, sbrigati. Al diner, eh? Perfetto. Velocità incredibile, ho sfiorato i 400. Alzo le mani, tanto la strada è pure sbagliata. Dai, che sei 2 chilometri, voglio volare. Cazzo, la curva non era prevista. Oh! Sto arrivando! Praticamente sono qua. Cavolo, tu non ti arrendi mai, vero? Già, ero io là fuori. Sorpreso? Oh. Nemmeno io. Quando sei in questo trip sai subito chi è come te. Sta tutto negli occhi, Chico. Per quanto tu sia stato notevole, guidare in quel modo ti caccerà in grossi guai un giorno o l'altro. Mm. Un sacco di gente del giro si nutre di questo. Ti vogliono come nuovo re. Ma non conta solo il talento. I ribelli piacciono a chiunque. Qualcuno che lotta contro il sistema. Quindi fatti una domanda. Sei il tipo di pilota che lo fa per l'adrenalina
o cerchi solo riconoscimenti? Beh, direi tutte e due. Speravo che facessi il salto. E so bene che sei tentato. Tieni acceso il telefono. Ok? Ok. Porca troia, polizia. Amico, cerca di rispondere subito al telefono. Il gruppo si sta radunando. Organizziamo una gara sprint. I ragazzi stanno facendo un casino proprio ora. La pula è sempre un'ottima motivazione per tagliare il traguardo. Eh sì. Ci becchiamo. Ok. Allora? Volete perdere? Ma anche una gara drift, tutti questi drift perfetti. Vabbè, tanto sta gara la vincerò io. Ho parlato troppo presto. Vabbè, recupero subito questa macchina. Porca troia! Ce l'ho fatta! Io sono Travis. Ehi. Hey. Ho una proposta da farti. Dimmi. Ecco le regole. Trova un mezzo con meno di 200 cavalli. Ok. Tieniti dietro gli sbirri per 5 minuti e poi seminali. Buona fortuna. Meno di 200 cavalli, eh? Se lo dici te, io ci sto. Vediamo se possiamo modificare qualcos'altro, perché modificare l'auto al massimo è sempre utile. Ecco, già che possiamo mettere questo, ecco, finalmente modifichiamo anche questo. Meglio questo. Ecco, andiamo a mettere anche questo. Questi ancora sono bloccati. Questo è bloccato pure. Va bene. Niente, abbiamo migliorato l'auto un bel po' comunque. Solo che garage ci devo tornare, perché per fare la missione devo avere un'auto di meno da meno di 200 cavalli.
Io non so questo quanti cavalli ha adesso, ma presumo che ne abbia più di 200. Questa ne ha molti più, questa ne ha 600 addirittura. Vabbè, facciamo una cosa. Questa la spostiamo. Compriamo tipo questa, non lo so. Vediamo quanti cavalli ha sta cosa. 128, bene, ci possiamo mettere anche il nostro così. Impianto nitro ci vuole per forza. Possiamo anche migliorare qualcosa. Pneumatici anche per fare derapate. 188 cavalli. Basta che ne abbia meno di 200, noi possiamo. 199. Anche se ci metto questo coso, ha meno di 200 cavalli. Ok. Un'auto da meno di 200 cavalli. Allora, la missione è sfuggi a un inseguimento di 5 minuti con meno di 200 cavalli. Prima di tutto andiamo a cercare la stazione di polizia, che ora per arrivarci ci vorranno gli anni di Gesù. Per fortuna è vicina. Mamma mia. Manco a spinta cammina sta macchina. Porca troia. C'è finito il NOS. Oddio. Vaffanculo, sì. Sì. Ce devo fare 5 minuti e poi devo seminarli. Cioè loro sono più veloci di me. Assurda questa cosa qua. Contromano, porca puttana, pure ci vieni. Vabbè, tanto è passato solo 1 minuto finora. Manco a spinta cammina sta macchina. Assurdo. Cazzo, mi ha mandato pure fuori strada. Il NOS finisce immediatamente. Meno male che ci ho messo la bombola grossa. Cioè, è proprio impossibile farlo ricaricare perché sta macchina non corre. Qua devo giocare di astuzia per seminarli. Vabbè, così proprio le semino 45 volte. Mi ha catturato. Bello, non capisci proprio, ma ti rispetto lo stesso. La gente vuole che ci riprovi. Forza, che stai aspettando? Tu mi dici cosa sto aspettando, eh? Porca puttana, mi hai detto di fare una missione con un'auto che per camminare ci vuole, non lo so, il miracolo, ci vuole divino. E mi dici cosa sto aspettando? Porca puttana, io ti giuro che ci vado a riprovare ora, subito. Immediatamente ci riprovo, non ti preoccupare, non mi arrendo così, eh. Allora, stazione di polizia, subito. Tanto sarà qua vicino. Dove cazzo mi hanno portato questi qua? Porca troia. L'unico problema è che devo di nuovo aspettare tutti i 5 minuti. Vabbè. No, vabbè, meglio non usare il NOS con questa macchina perché poi non si ricarica più. Manco in discesa si ricarica.
Come al solito, polizia non ce n'è. Cosa c'è? Uno ha bisogno della polizia e non la trova, non la trova. Eccola. Non parlo. Vediamo se passano 5 minuti così. Non li semono, è inutile, non li semino. In questa macchina è impossibile seminarli. E fare azzardare qualche colpo così per seminarli. Che cazzo ha un camion che mi suona così? Ancora ne manca di tempo. Porca puttana! Comunque la polizia qua non sta bene. Nel giro di qua, vabbè che loro. Cazzo! Allora, siamo a metà. Addirittura mi superano. Non mi era mai successa una cosa del genere. Dai che mancano 2 minuti, dai. Poi li posso seminare. Sempre se ci riesco, perché non è detto che ci riesco. Porca troia! Se mi mandano pure fuori strada, poi è finito. Ah, è rimasto lì. Ancora non è il momento, Fa incidente, c'è stato. Speriamo di spaccarlo sto coso. Ok. Con molta fatica però l'abbiamo spaccato. Mi ha mandato di qua. Un minuto quasi. È meglio che mi cominci a distaccare. Rallenta l'auto, più lento di quanto è. Ma... Oh.
Porca troia. 30 secondi mancano.